parlando di quel piccolo brano di Luca che è il prologo, diciamo, dei racconti della Passione. E il protagonista centrale di questo prologo è Giuda. Abbiamo prima avuto una serie di incontri in cui abbiamo presentato in modo generale così questo problema. Allora, abbiamo visto come Giuda sia un personaggio storico, abbiamo visto che questo personaggio è importantissimo nei racconti della Passione, perché senza stesse Giuda non ci sarebbe stato tutto questo avvenimento. Abbiamo visto come Giuda rappresenta un pochino l'uomo che fugge da Dio, è un fuggitivo, e però io dicevo, quando abbiamo fatto questa riflessione, noi sicuramente vediamo in lui un colpevole, ma non è che tutti gli altri non sono dei fuggitivi. Se lui è un colpevole, non è che tutti gli altri sono innocenti, insomma. Quindi siamo partiti, abbiamo parlato di queste cose. Poi faccio un po' di riassunto, visto la frequenza saltellante dunque che c'è dentro di questo gruppo. Poi abbiamo iniziato la riflessione esegetica sul brano, cioè abbiamo preso il testo greco e abbiamo cominciato versetto per versetto. E la volta scorsa abbiamo fatto il versetto primo, in cui si ribadisce la sostanza storica dell'avvenimento, perché Luca dà delle indicazioni di tempo, di spazio e di personaggi. Il tempo, lo spazio, stiamo a Gerusalemme, i sacerdoti, gli scrivi, e come stiamo a Gerusalemme, insomma. Il tempo era quello della Pasqua. I personaggi, Gesù, Giuda, gli apostoli, Anna, Caifa e compagnia cantando. Però questo carattere storico del racconto non impedisce assolutamente che lo stesso racconto abbia anche una risonanza di tipo simbolico molto molto importante, e quindi noi dobbiamo cercare sempre di barcamenarci tra la dimensione storica e la dimensione simbolica, perché la dimensione storica è solo un ricordare, ma la rappresentazione simbolica invece è qualcosa che riguarda proprio la nostra vita. Vabbè, e per finire poi, la volta scorsa, noi abbiamo detto che la Pasqua ebraica, gli azeri, e la Pasqua cristiana, Pasqua, non sono due cose diverse. È la stessa alleanza che Dio fa con Israele e con tutta l'umanità, che però è vissuta con una differenza: al centro dell'uno si trova l'agnello e al centro dell'altro si trova la realtà. Ma che le due, gli azimi e la Pasqua, siano entrambi dei memoriali salvifici, cioè che significano e fanno salvezza, ce lo dice pure San Paolo. C'è un brano della lettera ai Romani, che l'avrebbe letto tutto quanto, ma è chiaro che non ho la possibilità di farlo in un'ora, a capitolo 11, quando dice ad un certo punto: voi cristiani, noi cristiani, non dobbiamo inorgoglirci e pensare che quello che fanno gli ebrei sia tutto sbagliato. A un certo punto dice... che mi incattestimo. Se le primizie sono sante, lo sarà anche l'impasto. Se è santa la radice, lo saranno anche i rami. Se però alcuni rami sono stati tagliati, gli scrivi farisei e compagnia bella, e tu che sei un olivo selvatico, sei stato innestato sull'olivo naturale, diventando così partecipe della radice e della linfa dell'olivo, non vantarti contro i rami. Se ti vanti, ricordati che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta a te. Direi certamente: i rami sono stati tagliati perché io vi fossi innestato. Bene, essi però sono stati tagliati per mancanza di fede.
mentre tu rimani innestato grazie alla fede. Tu non insuperbirti, ma abbi timore, se infatti Dio non ha risparmiato quelli che erano i rami naturali, tantomeno risparmierà te. Non so se è chiaro il discorso, insomma. Quindi nessun tipo di antisemitismo, nessun livello. Figuratevi che la Chiesa, fino al Concilio Vaticano II, era abituata a pregare per gli ebrei, chiamandoli i perfidi ebrei, insomma, cioè, e quindi instillando nella gente un'antipatia, quantomeno, ma spesso anche qualcosa in più, contro questi ebrei. Mentre tutto questo è contro il Vangelo, non si può fare, insomma. È chiaro questo discorso? Va bene. Questa sera, quindi, noi dobbiamo fare il secondo versetto. Il secondo versetto dice così: avvenne che Archireis, i sacerdoti, che oi grammate e gli scribi, topos ale losin auton. Che insomma Archireis non è il proprio sacerdote, è Iereus il sacerdote. Archireis è grande sacerdote. Poi vi spiegherò qual è la differenza. Quindi che i grandi sacerdoti e gli scribi cercavano la modalità in quale modo anelosin auton uccidere lui. Lui sarebbe Gesù Cristo. Ma questo verbo anelosin non significa proprio uccidere propriamente, perché uccidere in greco si dice scotono, diafteiro, anaireo e così via. Ma il verbo analisco, da cui viene questo qui, significa liquidare, fare fuori. Cioè praticamente il sinedrio che è il sinedrio vuole proprio farlo fuori non è semplicemente uccidere. Farlo fuori ha in sé l'idea di qualcosa di mafioso, di insomma, eliminare uno che mi sta, non perché ha fatto qualcosa, eliminarlo solo perché mi sta lì sopra, insomma, è chiaro. Va bene, allora noi dobbiamo vedere stasera, anzitutto ci poniamo una domanda. Queste cose che dice Luca nel 70 dopo Cristo sono vere oppure no? Io di tutto il Vangelo, sempre quando avevo cose, mi sembra vero oppure no? Per far notare che quelli che sono fatti, la nostra fede non è un fideismo, non è la mistica. La nostra fede è un relazionare la nostra vita a dei fatti che sono accaduti realmente, insomma. Già quello che vi ho detto prima, che Luca ci presenta questo brano in modo come con tutti i caratteri della letteratura storica, già questo si fa c'è una risposta. Però io volevo leggervi anche un brano di Giovanni, dell'Apostolo Giovanni, perché siamo al capitolo 11 di Giovanni, e è accaduto che Gesù ha rianimato Lazzaro. E ci sono delle persone che lo vanno a riferire ai grandi sacerdoti. E questo costituisce la goccia che fa traboccare il vaso, perché chi dice no, basta, calma, vediamo il provvedimento. Oltre a questo non si può dire. Questo discorso lo fanno anche i sinottici. Però per i sinottici la goccia che fa traboccare il vaso è l'ingresso di Gesù a Gerusalemme ed è Gesù che va nel Tempio. Perché quando Gesù va nel Tempio non dice questa è una casa, non dice solo è casa di preghiera, ma dice questa è la casa del Padre mio. Cioè se parlerete di Gesù, di Dio, ad un certo punto, e questa è una bestemmia,
agli orecchi degli ebrei. Per cui praticamente i sommi sacerdoti dice Cristo viene proprio del tempio, viene sotto il sinedio, viene sotto casa nostra, ci viene a dire queste cose, si sentono tagliare la terra sotto tutti i piedi, insomma. E quindi è la goccia che fa traboccare il vaso. Giovanni l'episodio del tempio non lo mette alla fine della vita di Gesù, come è accaduto storicamente, ma lo mette all'inizio, perché lui fin dall'inizio del Vangelo vuole dimostrare che Gesù è il Messia di natura divina, ma che è stato mandato dal Padre, e quindi mette quell'episodio all'inizio. Di conseguenza deve trovare un altro episodio che agisca come goccia che fa traboccare i vasi, e ci mette lui il fatto della rianimazione di là, un morto da 3 giorni, perché mentre un figlio della vedova di Nain, quello dell'arcia sinagoga, cioè era tutta gente che era morta da poche ore, per cui la teoria era che Gesù, essendo uno stregone, li richiamava. Invece Lazzaro era morto da 3 giorni, e nessuno, per quanto potesse essere stregone, poteva fare una cosa del genere. E allora leggiamo il brano di Giovanni. Ho detto che siamo al capitolo 11. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, visto ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai autorità religiose e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti, vedete, i grandi sacerdoti, non tutti i sacerdoti, e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni, se lo lasciamo continuare così tutti crederanno in lui, verranno i domani e ci distruggeranno, e distruggeranno il tempio e la nostra nazione, e così via. E quindi presero la decisione di toglierlo di mezzo, di farlo fuori, proprio a livello di mafia, insomma. Quindi Giovanni, che non ha nessuna relazione con Luca scrive nel 70, quando il Vangelo di Giovanni non esisteva proprio. Quando Giovanni scrive il suo Vangelo, Luca probabilmente era morto. Quindi due uomini che distanti nel tempo e nello spazio, ma anche nell'impianto teologico dei loro scritti e compagnia bella, dicono la stessa cosa, è chiaro che la cosa non può essere altro che vera, insomma. E a maggior ragione questo discorso vale anche per l'altro evangelista, quello su cui ci siamo sempre basati, cioè Don Marco. Marco, se riesco a trovarlo, scusatemi, guardiamo Marco, viene dopo Matteo. Dunque Marco dice così: lo udirono, siamo nel tempio dove è avvenuto quello fatto che già vi ho detto, Gesù sta buttando fuori i commercianti e compagnia. Lo udirono i capi dei sacerdoti, vedete, anche Marco non dice i sacerdoti, i capi dei sacerdoti e gli scribi, e cercavano il modo di farlo non morire. Infatti avevano paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Successivamente poi, diciamo dopo qualche capitolo, Marco aggiunge: e subito al mattino i capi dei saceroti con gli anziani del popolo e gli scribi, tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in carcere o in catene Gesù. E allora vedete, a condannare Gesù è tutto il sinedrio. E da tutti questi brani che vi ho letto, noi possiamo capire che il sinedrio, la parola sinedrio viene dall'ebraico sinedrin, che significa assemblea.
Quindi tutto il sinedrio è costituito da tre componenti, dove ci stanno i sacerdoti, gli scribi, gli anziani, adunati dal popolo. I farisei non è che non sono rappresentati, ma tutti gli scribi sono farisei, tutti gli anziani del popolo sono farisei, e quindi è chiaro che sono rappresentati pure i farisei. No, la prima cosa che volevo dirvi è che questi capi dei sacerdoti non è che fino a questo momento sono stati di mano a mano. Anzitutto il fatto che Erode, il re fantoccio che c'era in Israele, messo dai romani, sapeva che c'era il suo Gesù che faceva certe cose, sapeva che chiede, quando glielo portano davanti, dice: io ho sentito dire che... quindi lo conosceva. Sicuramente lo conosceva Claudia Procolo, la moglie di Pilato. Questo è un giusto. Sicuramente i grandi sacerdoti già ne sapevano di Gesù. Si mettevano paura del popolo, però non è che se ne stanno con le mani in mano. Noi abbiamo un episodio molto importante, sempre nel Vangelo di Giovanni. C'è stata una discussione con queste autorità religiose giudaiche, e a un certo punto Gesù ha detto: voi siete, il vostro padre è Satana, colui che fu menzognero fin dall'inizio. Loro si dicono: noi siamo stipi di Abramo, insomma c'è stata questa diatriba. Gesù conclude la diatriba dicendo: primo che Abramo fosse, io sono. Cioè indica se stesso con il nome di Dio. Questa è una bestemmia, stanno nel Tempio. E a un certo punto tu vieni annanzi a lui, viene a bestemmia a Dio proprio nel Tempio, e allora che cosa fanno? Dice il testo: allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. In greco era un litus, raccolsero dunque pietre ina per balosin epiauton per buttargliele. Veramente il verbo ballo, quando è riferito a delle persone, come nel nostro caso è riferito a Gesù, e quando queste persone sono espresse con l'accusativo, auton è un accusativo, questo verbo significa destra. Ecco, qui significa lanciare per colpire. Cioè non è che pigli di prete ci dietro giusto con un gesto di ira, con un gesto di stizza, e come bravo, lo vogliono lapidare. E allora due problemi: uno, ma possono farlo? No. Guardate che nel Tempio dove i romani solo avevano il diritto di dare la pena di morte ma nel Tempio no, cioè, poi tempio, tutte queste cose tempio ce le spiegherà meglio quando farà le sue misericordie, ma gli altri non potevano, però nel Tempio sì, i sommi sacerdoti che rappresentavano il potere politico avevano un aggancio con Pilato molto molto forte, tant'è vero che ho detto Pilato sicuramente lo conosceva, chissà, sicuramente ne hanno parlato chissà quante volte discutendo su Gesù e che cosa sarà fatto a questo Gesù. Pilato sicuramente avrà posto il problema: Roma non vuole che si creino casini per motivi di tipo religiosi, a un certo punto, e quindi ha tenuto, infatti anche al processo lui cerca di limitare la volontà di questi vulcani. Quindi però allora erano riusciti ad ottenere da l'autorità romana il permesso di poter lapidare quelli che trasgredivano le norme del sinedrio riguardanti il Tempio. Per esempio, se nel recinto dove potevano entrare solo gli ebrei,
c'era prima il cortile delle donne, poi quello degli uomini, poi quello dei sacerdoti. Solo gli ebrei potevano entrare in questo. Come Stefano fu lapidato. Come? Stefano. Pure là. No, non c'entra niente, fu lapidato, ma non è tempio. Però loro c'entra come? C'entra praticamente loro lapidano Stefano. Proprio per questo motivo, era un motivo strettamente religioso, insomma. Quindi loro cercano di lapidare Gesù perché ne hanno la possibilità. Però guardate, il Tempio era, nel Tempio c'era come una specie di polizia religiosa che si chiamavano Ubretai. Questa polizia doveva sovrintendere, siccome questa struttura era enorme, c'erano decine di migliaia di persone che potevano entrare nel cortile del Tempio, erano grossi quanti uccamini gigantetti che stanno davanti al Palazzo Reale, insomma. E quindi là c'erano migliaia e migliaia, perciò Gesù non può fuggirsene tra la folla e scappare, non farsi la pietanza. A un certo punto potevano accadere facilmente delle zuffe, per cui c'è stata questa guardia religiosa che guardava il tutto. Quindi era possibile che chi severamente gli abbiano lanciato delle pietre, se però nel Tempio c'erano le pietre, è chiaro che non c'erano le pietre, perché nel Tempio il Sinedrio aveva dato disposizione che non poteva essere portato nessun strumento che atto poteva d'offendere. Essere strumento offensivo. Quindi fruste, tant'è la frusta che Gesù usa per erano dei fili d'erba intrecciati, come si dice in greco, insomma. Non si potevano portare bastoni e così. Però c'erano le pietre. Sì, c'era la torre, la cosa di Salomone, l'arco di Salomone, perché è una cosa del genere. Stanno facendo dei ragoni. Sì, bravissimi. Perché nel Tempio. E chi ce lo dice questo? Vabbè, questo lo fanno Flavio Giuseppe. Allora, Flavio Giuseppe, nel suo testo antidagiotante, ci dice che proprio in quegli anni, cioè negli anni che storico, la parte occidentale della muraglia, i cortili avevano una forma di trapezio. Proteggeva varie zone. C'era una zona dove per esempio c'era il mercato degli animali, un'altra zona dove c'erano i campi valute, e poi tra l'altro c'è stato un porticato nella parte, se non sbaglio, occidentale di questo cortile, che si chiamava Portico di Salomone. E questa parte era quella che Gesù frequentava e faceva scuola, e si mettevano anche gli altri da lì per fare scuola. E quindi, allora Flavio Giuseppe ci dice che poiché il Tempio era stato costruito in pochi anni, alcune strutture non erano state fatte bene, per cui se ne erano cadute e stavano dei mucchi di risulta. C'è pietre, calcinacci e compagnia. E quindi, poiché Gesù, tutto e quattro gli evangelisti ci dicono che era proprio quella la zona in cui insegnava. Quindi ci troviamo nel Tempio, ci troviamo vicino al Tempio di Salomone, poi Giuseppe si dice che esistevano i calcinacci. Quindi quello che Giovanni afferma è un vero e proprio flash, è una fotografia di quello che è accaduto. Questo noi dobbiamo ricordarlo, perché solo il Vangelo, guardate, ha questa struttura dove veramente tutto si collega, non c'è stata contraddizione, non ci sono anacronismi. Ok, quindi praticamente loro cercano di lapidarlo. Bene, quindi il Sinedrio, abbiamo detto, è quello che vuole fare fuori Madonna, vuole fare fuori Gesù. Come era costituito questo Sinedrio? Era formato da 71 persone che risiedevano in un palazzo che si trovava proprio all'ingresso, un palazzone enorme, alto sembra sui 20 metri. Sotto ci stavano i bagni dove facevano le purificazioni e c'erano i magazzini dove i leviti
custodivano tutti i basellame, la roba che serviva per i sacrifici e il comagnate. Sopra invece c'è stato l'appartamento del sommo sacerdote, al centro c'è stato il sinedrio e dall'altro lato c'è stato un'università, le scuole alte dove si formavano gli scribi. Il sinedrio era un grande salone e a forma circolare e praticamente qui risiedevano i sacerdoti, gli scribi, e si mettevano a semicerchio, in mezzo si metteva proprio il capo dei sacerdoti, al tempo di Gesù era Anna, ma chi come era veramente era Caifa, il suo suocero che l'aveva preceduto, e la funzione fondamentale era quella di legiferare e di farli rispettare le leggi, di giudicare, fare i processi e così via, oltre a celebrare poi tutta la liturgia del Tempio. Questo era il sinedrio, ma si sacerdoti chi erano? E come si diventava sacerdoti? Erano sadducei. Per discendenza. I sacerdoti al tempo di Gesù erano oltre 7.000 e si dividevano in alto clero e basso clero ed erano coadiuvati poi da altre persone che si chiamavano leviti. I leviti non erano sacerdoti, erano persone che si occupavano, per esempio facevano la musica, cantavano, pulivano i bagni, gli oggetti che servivano. Grosso modo, invece i sacerdoti non si diventava sacerdote per vocazione, per chiamata, ma si diventava sacerdote per nascita. Erano figli di donne della discendenza di Aronne. Perché di donne? Le donne non potevano essere sacerdoti, insomma. Però erano i figli delle ebree che diventavano sacerdoti. Perché le donne? Perché si era ebrei per la via di madre. Perché la madre è sempre certa, il padre no. E quindi tu sicuramente dovrebbe essere sicuro che uno veramente discendeva da Roma, se poteva venire solo la madre, non li quindi dunque, praticamente avevano questa discendenza. E i sacerdoti si occupavano dei sacrifici, delle processioni, delle benedizioni, dell'accoglienza, dello shofar, insomma, il fuori, come sempre, lo shofar, mattina e sera, e di tutte queste narrazioni. Però, questa, spesso noi sentiamo dire che i sacerdoti erano i sadducei. Non è vero questo. Una parte dei sacerdoti aderiva a questa corrente, i sadducei. Ma la maggior parte non erano sadducei, erano sacerdoti per la motivazione che vi ho detto, perché discendevano da Roma. Perché se voi ricordate, quando Dio appare nella teofania che Dio fa a Mosè consegna le tavole della legge, però poi dice: voi costruite una tenda, metteteci una carca, da tutte le disposizioni per far conservare. E dice che a un certo punto devono essere i figli di Aronne a occuparsi di tutto questo. Perciò i sacerdoti. Ora, i sadducei invece chi erano? I sadducei erano tutti quelli che discendevano dal sommo sacerdote Sadoc, che era vissuto ai tempi degli Asmonei. Gli Asmonei erano una stirpe regale, cioè erano re, la famiglia regale, che aveva conquistato Israele e quindi praticamente erano pagani e volevano obbligare gli ebrei a comportarsi come i pagani. Lo ricordate l'episodio dei Maccabei? Per esempio volevano che gli ebrei mangiassero il maiale. Gli ebrei si ribellano e uno dei vincono, cacciano gli Asmonei, uno dei principali artefici di questa vittoria fu il sommo sacerdote Sadoc,
tutti i suoi discendenti saducchiti, da cui poi viene il termine sadduceo, erano sacerdoti. Quindi, ma si sposavano? Com'è? Si sposavano? Sì, sì, è chiaro. Quindi praticamente abbiamo che i sadducei erano una parte, in genere erano i grandi sacerdoti. Voi dite, ma perché questi sacerdoti erano divisi? Dunque, il basso clero, cioè i sacerdoti normali, vi sapete fare, sempre facendo riferimento al Vangelo, un esempio di un sacerdote normale, non sadduceo? Simeone. No, ah? Simeone. Simeone non era un sacerdote, era un profeta. Il marito di Elisabetta. Zaccaria. Il marito di Elisabetta, Zaccaria. Erano divisi in 24 classi. E gli appartenenti a ogni classe facevano una settimana di servizio nel tempio, poi se andavano a casa loro, facevano gli agricoltori, gli allevatori, i commercianti e così via. Invece i grandi sacerdoti, che ci ho detto erano discendenti di Sadoc, sadducei, i sadducei, quelli non erano manco dei credenti, quelli erano praticamente atei, non credevano nella resurrezione, non credevano nel Messia, non credevano nella Bibbia, tranne i primi cinque libri, parlavano l'ebraico, solo nel Tempio usavano l'ebraico per le liturgie, ma loro parlavano greco, seguivano dunque la filosofia greca, in modo particolare, se non sbaglio, gli epicurei, e vivevano alla greca, cioè mangiavano greco, vestivano greco, i loro figli, i giovani, che pure loro erano destinati per fare, frequentavano le palestre. Figuratevi che addirittura, poiché le palestre di quei tempi, là andavano nudi i ragazzi che io le frequentavano, allora i romani pigliavano in giro i giovani ebrei perché erano circoncisi, cioè andavano anche qualcosa, insomma. E allora questi che si vergognavano di questo stato, che cosa hanno fatto? Hanno inventato le operazioni di chirurgia plastica, cioè la ricostruzione di quello che era stato tagliato. Scusami, non si poteva mettere una mutanda, facevi prima. No. Evitava proprio. Proprio questo nudo, stava nudo. Quindi capite, tanto per farvi capire chi erano i sadducei, insomma. Invece i farisei erano tutti opposti ai religiosi, iper religiosi. Perciò stiamo continuamente ad appiccicarsi dunque di loro. Dunque, i grandi sacerdoti, allora, i sacerdoti normali facevano le liturgie, ve l'ho detto prima, no? Uscio fare, sacrifici, come. I grandi sacerdoti che facevano? Allora, le sinagoghe. Poi nessuno li vedeva. La prima cosa che facevano erano quelle due le politici per eccellenza, cioè i rapporti con Pilato, come se la fabbrica avesse dipendenti di Orlè, e tutte gente ricchissime, non le dico, e compagnia bella. Quando invece stavano nel Tempio, assicuravano le seguenti mansioni. La prima cosa, assistevano il sommo sacerdote quando questo si ritirava nel suo appartamento per le festività. Normalmente il sommo sacerdote risiedeva a casa sua, tant'è vero che Gesù quando viene arrestato viene portato alla casa sua. Invece non era un processo valido, perché un processo si poteva fare solo nel Sinedrio. Di giorno. Quando praticamente era Pasqua, Yom Kippur e compagni abeli, il sommo sacerdote una settimana prima si ritirava nell'appartamento del Tempio, dove doveva passare la giornata facendo preghiere, digiuni, studio della Bibbia, e se era lavava 5 volte nel bagno che stava giù. E in tutte queste faccende era aiutato dai grandi sacerdoti. I grandi sacerdoti poi erano quelli che si occupavano della liturgia all'interno del santuario, c'era il cortile dei gentili, quello degli ebrei, il cortile dove facevano i sacrifici e potevano entrare solo i sacerdoti. Poi c'è il santuario vero e proprio, quello chiuso. Dentro a questa, diciamo, struttura rettangolare, in fondo c'è stato il santo dei santi,
che era chiuso da un cataplasma, cioè un tendone che portava non so quanta quintale. E in questo luogo, dove c'era l'arca, poteva entrare solo il sommo sacerdote nel giorno di Yom Kippur, dell'espiazione. La parte anteriore invece c'era la menorah, quel candelabro a sette braccia, poi degli menorah più piccoli stavano sulla parete destra e su quella sinistra, e ogni menorah portava sette lucerne dove si doveva mettere l'olio, ma se no si sfogavano. Allora chi era che si occupava di mettere l'olio continuamente? Questi qui. Poi c'era a destra e a sinistra una tavola d'oro e un'altra tavola d'oro. Sull'una ci stavano l'incenso e il turibolo, che venivano usati per offrire due volte al giorno l'incenso a Dio. Su quell'altra tavola venivano posti i pani della reposizione, che erano 12 pani che venivano fatti e messi lì da questi grandi sacerdoti, e rappresentavano tutto Israele. Erano, quando poi passavano sette giorni e venivano sostituiti, erano solo loro che li potevano mangiare. Questo quindi per quanto riguarda, poche notizie per quanto riguarda il sacerdote. Quindi il Sinedrio che viene dipinto da Luca è come un trittico, ci sono tre pale. Nella prima pala sono rappresentati i sacerdoti. I sacerdoti, per tutto quello che vi ho detto, che cosa rappresentano? Il potere politico, i rapporti con Pilato, come si vede poi nel processo, no? Che Pilato addirittura ha paura e condanna Gesù perché lui non lo vuole fare, sa benissimo che quello è innocente, però come si piega alla volontà di questa, insomma, figuratevi dove il potere dovevano avere queste persone, a parte il tesoro che faceva l'imperatore romano. Voi immaginate che cosa doveva essere il tesoro del tempio, ed era gestito dei grandi sacerdoti, insomma. Vabbè, questo quindi per quanto riguarda i sacerdoti. Il secondo gruppo che viene nominato è quello degli scrivi in greco, dove si dice grammateis. E chi erano gli scrivi? Non vantavano nessuna ascendenza, non vantavano questioni di leggi, ricchi e compagnia. Chiunque poteva diventare scriba, purché studiassero notevolmente. C'era gente che si formava da piccoli nelle yeshiva sinagogali, poi studiavano nelle scuole del Tempio, quelle che stavano proprio vicino al Sinedrio, e dove insegnavano maestri calico di un cavaliere, no? Chi è che ha studiato in San Paolo. E quindi noi potremmo dire, con il nostro linguaggio, erano dei laureati in teologia. Gli scribi che cosa facevano? Di che cosa si occupavano? A parte di che facevano parte dello Sinedrio, l'interpretazione della scrittura. Erano chiamati dottori della legge, perché dovevano studiare, assolutamente dovevano sapere leggere e scrivere. Dovevano sapere varie lingue, poi vi spiego perché. Ma soprattutto erano degli esperti di Sacra Scrittura. Ed essi questa Sacra Scrittura la spiegavano in tutte le sinagoghe, in tutte le scuole, nei cortili, in mezzo alle strade, dappertutto. Tant'è vero che quando Gesù poi farà quell'invettiva, la troviamo nel Vangelo di Matteo, e dopo io ve la leggerò una parte, dice, gli scrivi sulla cattedra di Mosè, ho scritto in greco, vedete, epi tis voices cattedra, sulla cattedra di Mosè, Ecatis an oi grammateis cae oi farisaioli. Sulla cattedra dei maestri sono scritti seduti gli scrivi per sé, cioè hanno un potere che è di tipo sulla cattedra insegna, quindi hanno un potere culturale, quindi potere politico, potere culturale. Ricordate lo sto fatto, insomma. E Gesù però dice:
di per sé sto fatto è una cosa buona, tanto è vero che nel Vangelo vengono ricordate varie volte, per esempio, potete qualche episodio in cui questi scribi li troviamo, Erode, quando arrivano i magi e gli dicono i frati, i re dei giurei, a chi si rivolge per le notizie? Poi dice, ma in che stanno parlando? Erode ricordava, non conosceva, chiama gli scribi, i quali gli spiegano, guarda che nel profeta Malachia, nel profeta Zaccaria, nel profeta Isaia, quando Pilato condanna Gesù e quindi fa scrivere il titulus, a chi si rivolge? Agli scribi che stanno seduti sullo scalo del lavoro, giusto in piedi, dove giudica, e ci stanno gli scribi. Per fare una cosa del genere, gli scribi dovevano come minimo conoscere il latino, il greco, l'ebraico e l'aramaico. Ma c'è l'episodio dell'Antico Testamento, precisamente siamo nel libro di Neemia, al capitolo 9. Gerusalemme è stata distrutta dai babilonesi. Dopo alcuni secoli, grazie alla regina Ester, essi vengono liberati e possono ritornare in Israele. E Nabucodonosor non solo li libera, ma gli dà tutto quello che era stato rubato, le suppellettiche che erano state rubate dal Tempio, e gli dà anche i soldi per ricostruire il Tempio. Gli dà uno strumento che è più piccolo, più modesto rispetto a quello di Salomone, e a un certo punto questo tempio deve essere inaugurato. Come viene inaugurato? Viene inaugurato in questo modo qui. Esdra è uno scriba, fa costruire una cattedra di legno in modo che sta qui in alto che tutti lo possono vedere, riunisce i membri riunire sinagoghe in, da qui poi viene sinagoga, che significa casa della riunione, insomma. Tutti il popolo, maschi, femmine, grandi, piccoli, bambini, vecchi, come so. E praticamente che cosa fanno? Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. E quando ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi, come facciamo noi. Esdra benedisse il Signore e tutto il popolo rispose Amen, Amen. Si inginocchiarono e si misero la faccia a terra. Poi vengono numerati tutta una serie di scribi che stanno alla destra e alla sinistra di Esdra. E c'è anche il governatore che si chiama Neemia. Esdra era sacerdote e scriba. Essi leggevano il libro della legge, c'è la Sacra Scrittura, cioè se questa cosa accada, a brani distinti, e spiegavano il senso e facevano comprendere ciò che si era letto. Neemia, che era il governatore, Esdra sacerdote, i leviti, eccetera, eccetera, e così ammaestravano il popolo. Cioè presero il libro della legge, presero la Bibbia, la leggevano brano per brano, versetto per versetto. Questo bisognerebbe dire a certi, quello che facevano lui quando era nel suo corso biblico, stava a che serve, insomma. Niente, serve a fare quello che si fa nella Bibbia, no? Quello che hanno fatto, vabbè, lasciare. Quindi praticamente leggevano i versetto per versetto e lo traducevano dall'ebraico in aramaico, perché la gente dell'ebraico non parlava più, lo parlavano solo i sacerdoti nelle liturgie del Tempio. Però si accorgevano poi che non era sufficiente tradurre, perché anche tradotti in aramaico la gente molte cose non le sapeva, perché dopo tanti anni di abbandono lì in Babilonia non sapevano più, erano più o meno nelle nostre condizioni, nell'ignoranza totale. Martedì sono venuti tre nuovi quest'anno,
E l'altro martedì uno di questi che si chiama Antonio mi ha conversato, ha detto: guarda, io vengo, capisco quello che dici, ma per me si apre un mondo completamente nuovo, perché pur io avendo passato decenni nei salesiani non avevo proprio idea di che cosa fosse la scrittura, insomma. E quindi praticamente, rendendosi conto di questo fatto, dopo aver tradotto in aramaico, spiegavano pure che cosa significavano quelle parole. Quando poi tutto questo fu messo per iscritto, cioè il testo ebraico, poi vicino il testo aramaico, tradotto in aramaico, e più ancora sulla margine del papiro, la pergamena, insomma, di quello che c'era, scrivevano il senso. Queste cose vogliono dire che ne viene fuori un documento che si chiama Targum. Il Targum, bravissimi. E questi Targum sono come migliaia, per cui esiste tutta una letteratura targumica. E quella qui fa riferimento a Gesù quando dice sulla carta di me, ascoltateli quando parlano, però non fate quello che fanno loro, insomma. E il Targum, la letteratura targumica è una cosa così importante che oggi tutti gli studiosi biblisti utilizzano a piene mani queste traduzioni, per capire, perché chiaramente l'ebraico arcaico, quello che si usava nell'antichità, che manca più gli ebrei capivano, figurati se è una lingua morta, quindi difficilissima da decifrare. E allora ecco che la letteratura targuminica è importantissima, e anche gli evangelisti utilizzano il Targum per comporre, oltre che al Midrash, e così per tradurre. Questo diciamo come aspetto positivo, però poi c'era anche un aspetto negativo, perché se noi prendiamo il testo di Matteo, se non riesco a trovarlo, insomma. Allora, siamo in Matteo capitolo 23. Allora Gesù si rivolse alla folla. Folla in greco è oxolos, quindi a chi si sta rivolgendo? A tutti. A tutti noi. E ai suoi discepoli. Chi sono i discepoli? Tutti. Sulla carta di Mosè si sono seduti gli scribi e farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché si dicono e non fanno. Leggono infatti pesi pesanti e difficili da portare, li portano sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. E poi continua così dicendo: guai a voi scrivi e farisei ipocriti, che percorrete in mare la terra per fare un sopproseguito, e quando l'avete fatto lo rendete un figlio degno dell'inferno, peggio di voi. Guai a voi che filtrate il moscerino e inguiate il cammello. Guai a voi che costruite tombe ai profeti dopo averli uccisi, eccetera, eccetera. È sono delle invettive durissime. Che zia Mario come si dovrebbe essere una cosa che sta. Vabbè, perché Gesù da una parte dice seguitemi, state ad ascoltare, perché chi è gente che non capisce la Sacra Scrittura, e Gesù ha sempre amato la scrittura, insomma. E dall'altra parte però dice guai a voi scrivi e farisei ipocriti, insomma, li definisce in modo così nero. Che avevano di così nero questi scritti? Erano degli ipocriti, cioè praticamente parlavano però non facevano, però non manipolavano la scrittura, no, non questo, cioè avrebbero potuto farlo considerando non la manipolavano, però facevano una cosa peggio, la strumentalizzavano a causa di una malattia che si chiama protagonismo. Vabbè, che fa chiesa oggi? Vanagloria. Cioè io utilizzo la parola di Dio non per fargli bene a due della gente, ma per diventare io grande ai loro occhi, insomma.
in modo che così facendo io che posso fare? Che cosa faccio? Il possesso delle coscienze, dunque le persone, i pensi dunque gravi, poi caricati sulla gente dei pensi non li potete spostare, manco con lui. Questo significa quando chi utilizza la parola di Dio la strumentalizza, dove praticamente carica dei pesi enormi sulle spalle. Pensate ai pesi anche oggi. Il fatto del divorzio, il fatto dell'omosessualità, dove compagnia bene. È facile dire peccato, è una coppa sotto, a un certo punto allora su dimmi se ricordi che senso c'ha. Infatti mi pare che diceva pure non entrerete voi e non fate entrare gli altri. E a un certo punto dice voi, sì, brava, bravissima Maria Grazia. Facendo questo modo, comportate, poi amate i primi posti, amate farvi chiamare la vita, che sì, grande maestro. Amate i primi posti nelle sinagoghe. Perché tutto vanno a varie, mi mettete negli angoli dell'estate perché la gente da passare mi deve baciare le mani, si deve inchinare, e a un certo punto non lo facevano, guardate, per denaro, per potere. Lo facevano proprio, scusamente, proprio per il potere. Quindi avevano un potere culturale, religioso, perché a quei tempi cultura e religione erano la stessa cosa, per potersi impossessare delle coscienze delle persone. E che è stato dunque, che certo, voi dite tu dammi sempre qui con il clero, ma è questo dunque che il clero spesso hanno sbagliato proprio in questa direzione, dunque, qui, che invece ma chiaramente non so tu sei da sempre, comunque sempre in Africa, il Papa, ci stanno tutti quei missionari che sono delle persone meravigliose che fanno, insomma. E c'erano anche i salesiani tra questi. Io riprendo. Quindi praticamente sono un cronista, abbiamo visto due pale: la pala, i sacerdoti, il potere politico, gli scribi. Se ci stiamo 5 minuti in più, e gli scribi, il potere religioso, culturale e religioso. Poi c'era la terza categoria: gli anziani del popolo. Chi erano gli anziani del popolo? Il potere economico. Perché? Perché se diventava anziano del popolo, cioè rappresentante del popolo, solo se si aveva ricchezza senza punto e fine. Perché? Era il popolo che li eleggeva. Perché gli ebrei di quei tempi erano convinti che chi aveva ricchezza era ben, se uno era ricco era Dio più facilmente difficilmente corruttibile. Se ne mette uno povero, chi lo dà prima volta con essere corrotto. Mettiamoci delle persone che non hanno bisogno, sarà più difficile poter fare qualche esempio di qualcuno che di qualche anziano del popolo. Berlusconi nella scrittura. Berlusconi, sistema giallo. Giuseppe di Arimatea. Bravissimo, Giuseppe di Arimatea. Giuseppe di Arimatea non è un sacerdote. Però guardate, se non eliminiamo questo, se uno non li fa, non lo sento io, non lo sento neanche gli altri. Giuseppe di Arimatea non è un sacerdote, non è uno scriba, è sfunnati. Anche lo capiamo. È quello che Gesù ha avuto, il sepolcro, il lenzuolo, il... Se questo c'è un sepolcro scavato per la roccia, in Egitto solo i faraoni se lo potevano permettere, quindi fa la piramide, oppure c'è così una piramide corpo. Oh, questi sepolcri erano costosissimi, questo così, senza proprio pensarci una volta sopra. Quindi è dolcemente fa mettere Gesù. La salma di Gesù dentro. Questo si presenta a raccogliere la salma di Gesù con un lenzuolo che si chiamava Sisalone. Era un lenzuolo lungo circa 2 metri, fatto di lino durissimo, di forma rettangolare, di colore bianco. Queste lenzuola venivano usate come asciugatoio, non servivano per appoggiare i cadaveri, insomma.
però quel giorno era sabato, i negozi che si faceva a Gerusalemme non erano tutti chiusi, non funzionavano. Mi sapete dire chi sono l'usolaio da pigliare? È il tempio. Il tempio. Le andavo a prendere nel tempio. E precisamente dai leviti che tenevano il lenzuolo per lavarla, asciugarla, stirarla e metterla nel bagno del sommo sacerdote. Perché se un sacerdote non si era preso i 5 bagni quotidiani, già si asciugava con queste cose qui. Allora mi sapete dire voi, un sabato che per giunto è pure Pasqua, chi sta trasitando con un tempio, si faranno le sorde, ma io potevo fare? E quanta sorda darà, secondo solo me? Solo esclusivamente una persona che aveva un potere enorme. Che fortuna che c'è. Poi prende Gesù per, normalmente quando delle persone venivano crocifisse, i cadaveri venivano buttati nella ghetta, cioè in una discarica, non venivano sepolti. E infatti dicono, non è possibile che Gesù sia vero, perché sicuramente l'hanno gettato. Ma Giuseppe di Arimatea va da Pilato e ottiene il permesso di seppellire Gesù. E chi si può presentare da un'autorità massima che c'era in quel periodo? Chiedere una cosa particolare. Solo uno che stava proprio così, allora capite perché era un anziano del popolo e chi erano gli anziani del popolo? Beh, arrivato a questo punto chiediamo a quelli che stanno seduti dietro, ma perché? Non posso. Perché se il Sinedrio è un trittico, il potere politico, il potere culturale, il potere economico, perché Luca nomina, e ho letto a bella vostra il brano di Marco che dice sacerdoti, scrivi ed anziani, tutto il Sinedrio si riunì per eccetera eccetera, perché Luca invece parla solo di sacerdoti e di anziani e di scrivi, di anziani del popolo non li nomina proprio? Loro conoscevano di più la potere economico, forse non li potevano gestire. Lui lo sa benissimo che rappresenta il potere economico, però dice no, non li nomina, perché il potere economico nel suo racconto della passione da chi è preso? Un potere enorme, il potere di far uccidere Gesù Cristo, insomma, è preso da Giuda. E allora capite che la nicchia che spetterebbe in questo trittico agli anziani del popolo, il Luca che ce lo fa capire chi era di un luce, perciò non stiamo fuori tema, stiamo sempre capendo sempre delle cose ogni settimana per quelli che vengono, prendiamo qualcosa in più, il potere economico è preso da Giuda. Vabbè, ma in fondo Giuda era quello che gestiva i soldi. Ah, aveva per la funzione di gestire la cassa. Sì, poi ne parleremo man mano che andremo avanti. E quindi praticamente Luca, ora tutto quello che ho detto finora ha la sua radice nella storia, ma sarebbe veramente semplicistico pensare che Luca scrive queste cose solo ed esclusivamente per farci sapere, per fare un po' di archeologia storica. È chiaro che lui vuole interpellarci anche a noi oggi che stiamo qui. Allora ecco che questi tre poteri sono delle vere e proprie maschere che vengono usate da ogni fuggitivo per coprire il volto sfigurato, perché tutti noi siamo fatti a immagine di Dio, ma essendo gli esseri ed essendo quindi dei fuggitivi dal Dio, non c'è stata più la luce di Dio su questo volto. Allora ognuno di noi lo maschera. Gli scrivi, essere ipocriti significa proprio tutto questo. La maschera del potere, dell'avere, dell'apparire. Avere, potere e apparire. Questo. Dove è lo stessissimo discorso che fa Giovanni nella prima lettera, quando dice, fratelli, non vi fate seguaci del mondo e della sua mentalità.
perché la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, che sono l'essenza del mondo, della mentalità mondana, non può portare a nessuna parte. È solo la parola di Dio che è luce, che è amore, che è spirito, che vi porta alla salvezza. No, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi sono rispettivamente praticamente il potere e l'avere, la superbia della vita e l'apparire. E che poi è meglio non parlare, perché cominciando da me chiaramente, perché io ho detto quello al vescovo, io sono nuovo di nazionale, il profeta, no? E compagnia bella, e c'è il padre vescovo, non è tutt'oro che mi allucinanza. E quindi io non voglio passare ad essere un ipocrita. E quindi tu anche se parlo, poi ci sono degli aspetti che non è che sono. Come? Sei concupiscente. A voi, io. Rispetto a certi dolci sì. Ma tu sei qui, l'hai detto la tua rivestola. No, grazie. Va bene, questo quindi, ma c'è un episodio, è proprio questo concludo così, però c'è un episodio bellissimo che ritroviamo nei Vangeli di Matteo nei sinottici della praticamente, e ve lo voglio leggere. Dunque Matteo, siamo al capitolo 4 di Matteo. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito, veramente, e che ballo in greco non significa condurre, e che ballo in greco significa spingere violentemente, a causa un culo. Quindi lo Spirito spinge Gesù là dove Gesù incontrerà Satana, perciò Gesù non c'è, e lo Spirito quindi lo sprona nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, fa che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca dell'uomo di Dio. L'avere. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e disse: se sei figlio di Dio, di ai suoi angeli che ti vengano, cioè sul punto più alto, in modo che tutti ti possano vedere, e poi Dio, dopo tu ti butti giù, e Dio l'apparire. Pensate a quanto noi che facemmo per avere certi tipi di case, certi tipi di vestiti, certi tipi di vacanze, certi tipi di gioielli, certi tipi di macchine, eccetera, eccetera. E vediamo se Satana poi tentava solo Gesù, perché non c'è sta niente di male, guardate, ad avere un po' di soldi, se questi soldi diventano un mezzo per campare in un modo dignitoso e possibilmente per campare con qualche altro, insomma. Anzi, è bene una cosa del genere, altrimenti. E poi ancora, finalmente, dice, di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti il regno, i regni del mondo e la loro gloria, e disse: tutto questo io ti darò, se tu gettandoti ai miei piedi mi adorerai. E Gesù gli rispose: vattene, il Signore Dio tuo adorerai, e a lui solo darai il tuo culto. Il diavolo lo lasciò e per tornare si allontanò al tempo prestabilito. Il tempo prestabilito, chi è che lo stabilisce? Giuda. Capite che non, come, che non siamo andati assolutamente fuori tempo. Ma vedete che le tre tentazioni che Satana fa a Gesù sono precisamente l'avere, il potere, l'apparire. Avere potere ed apparire, le maschere che ognuno, con cui ognuno di noi copre il suo essere lontano
sto parlando di certi aspetti, non che non sto dicendo che noi siamo, perché è chiaro che se stiamo qua ci poniamo questi problemi, parliamo di queste cose, è chiaro che non è che siamo completamente fuori lui, però sentite un po' i telegiornali, leggete un po' i giornali, guardate un po' attorno e vedete se dunque, la società, soprattutto del mondo occidentale, non sta scivolando verso una apostasia di massa, ad un certo punto, anche se è verniciata di del cristianesimo. Ok, allora Gino, noi ci facciamo un'idea, tu non tentate, andando la tentazione, già la prova. Chi? La tentazione, la data ecco, idea, che no? Vabbè, comunque, sì, quello continua sempre, continuerà fino a sotto la croce, quando dice, se tu sei figlio di Dio, Dio dice, è sempre la stessa cosa. Vabbè, ora, prima di...